siamo qua in mezzo alla campagna della Brianza, da Phoenix, a godere di questo spettacolo di fioriture di colori meravigliosi. Guardate, insieme alla verbena bonariensis che spunta qua nell'aiuola, come si accostano bene questi colori degli astri. Ah, qui delle varietà che sono meravigliose. Vediamo quali sono. Raccontaci. Beh, questa è una varietà che diciamo si alza abbastanza, Tussoni, serve in una aiuola mista per dare un po' di altezza, come questa qui d'altronde. Anche questo è bellissimo, guardate che piccolo fiorellino, che colore meraviglioso che vira dalla lilla scura al lilla chiaro. Attirano molto le api, come si può vedere. Bello. Che è un pregio. Poi abbiamo... E poi questa è una chicca. Ragazzi, guardate qua, chi avrebbe mai detto che è un aster? Nastro ericoides. Praticamente tutti questi puntini sono tutti fiori. Si può usare come tappezzante oppure anche come ricadente negli sbalzi. Bellissimo. Qualche baccia. Fioritura in questo momento è quello che serve per dare colore alle aiuole in autunno. In fine estate, fine estate sono autunno. Tutte piante perenni, diciamo che gelano d'inverno come le erbacee perenni, poi riprenderanno verso marzo la vegetazione. E poi in autunno la fioritura. Bellissimo.